Struscioni e raschioni. Tonto Struscione fece capolino dal tombino e si guardò attorno. «Ah, finalmente a casa!» disse uscendo. Gli struscioni in gruppo parlavano fra di loro. Alcuni piangevano. «Era un folletto così simpatico!» diceva spanato Struscioni. «Sempre allegro e pronto a dare una mano!» aggiunse spanato. «Era così attraente, intelligente e un tale ballerino!» disse tonto. «Bello, beh, bello, non si può proprio dire, ma... Ma, tonto, tonto, sei proprio tu! Allora sei vivo, come stai, dove sei stato?» Gli struscioni parlavano tutti insieme. Tonto raccontò come si fosse venuto a trovare nella lavanderia di Untone e come avesse scoperto il piano dei raschioni per assalire la lavanderia dolci con il loro carro armato pieno di lubrificante. Gli struscioni rimasero zitti per un attimo. Poi, barone centrifugo Struscione, parla. «Venite, miei bellissimi struscioni, elaboriamo un piano per sgominare quegli orrendi raschioni. Ecco cosa faremo!» La notte seguente, i raschioni uscirono da sotto le lavatrici e si prepararono ad attaccare. «Mettetevi la corazza, miei sudici raschioni! Stanotte ingrasseremo i nostri nemici!» si vantò Grossa Botte. Il carro armato, pieno di lubrificante, uscì da dietro le centrifughe. I raschioni lo seguirono per strada cantando. «Siamo i raschioni, abbiamo i cannoni, per ogni struscione la giusta lezione!» Nella lavanderia dolci, la musica suonava a pieno volume. Solo tre struscioni stavano pattinando. La porta si spalancò con un terrificante crash e Grossa Botte Raschione entrò alla testa dei suoi con il carico di lubrificante che giganteggiava dietro di lui. «Antipatici struscioni, ora farete un bel bagno di grasso! I raschioni sono arrivati, siete avvisati! Il carro di lubrificante vi distruggerà!» Il carro irruppe seguito da una moltitudine di raschioni. «Piano, piano, sudici raschioni!» gridò a gran voce il barone centrifuga Struscione, ritto sulla macchina del sapore. «Vi abbiamo preparato una sorpresa!» In piedi su ogni macchina lavatrice c'era uno struscione armato di una grossa pompa. «Fuoco!» tuonò il barone. Spanato premette l'interruttore e un fiume d'acqua saponata schizzò fuori dalle pompe, inondando i raschioni e la loro macchina. «Aiuto! Aiuto! Affogo!» facevano i raschioni scivolando l'uno addosso all'altro. L'acqua saponata entrò nel motore del carro armato che, sputacchiando, fece una giravolta e finì in strada sparando grasso sui raschioni. Continuò a sparare a destra e a manca finché tutti i raschioni, il pavimento e le macchine della lavanderia Untone furono ricoperti da larghe chiazze d'olio. Quando al mattino seguente il signor Untone entrò nel suo negozio e vide tutto quel disastro, cominciò a gridare: «Stupidi folletti, che avete combinato?» In quel mentre scivolò su una chiazza d'olio e finì per terra lungo disteso. Quando il signor Untone si rialzò, era così furioso che cominciò a prendere a calci le macchine, svegliando tutti i raschioni. Calciava così duramente che si fece male di nuovo e diventò ancora più furioso. «Oioi!» gridava saltellando in giro con il piede in mano. «Me lo pagherete, dannati raschioni! Stasera per cena vi darò panini di cartone e fango! Anzi, sarà quel che mangerete per tutto il mese!» La signora Dolci si affacciò alla finestra e vide il signor Untone che zoppicava su e giù, strillando con quanto fiato aveva in gola. «Chissà perché tutto quel chiasso?» si chiese aprendo la porta alla prima cliente della giornata.